Buonasera a tutti, signori miei, benvenuti in questo nuovo video da Marco Turman 126. Accendiamo la luce come sempre, che è meglio. E oggi devo farvi vedere il mio fantacalcio. Devo farvi vedere la squadra che sono riuscito a fare nel mio fanta. Ma prima di partire, vi devo dire che c'è un ma, perché nella mia lega siamo 4 cristiani e abbiamo 600. Fantamilioni, avevamo 600 fantamilioni a testa, quindi dovete capire che le squadre sono venute un tantino sgravo. Quindi parlo veramente che ognuno di noi ha qualcosa come ha praticamente tutti i fenomeni squadra. Beh, io senza perdere tempo vi vado a dire qual è la mia squadra, perché alla fine non me ne frega un cazzo, alla fine non puoi comprare tutti, quindi va bene così. Allora, in porta. Premettiamo che quest'anno non volevo prendere tanti giocatori del Napoli, non ne volevo prendere proprio, essere sinceri, ma alla fine me ne sono capitati comunque un bel po' in squadra, anche per sbaglio, volendo, anche per non volendo, ecco. Allora, partiamo dalla porta. In porta ho preso Contini, ho preso Donnarumma, ho preso poi Meret. Vabbè, Contini preso a 1 come terzo portiere, non giocherà mai. Donnarumma a 19 e Meret a 9. Secondo me, il fatto che Meret si alterni con Ospina fa sì che magari, metti che capita una partita in cui non gioca Donnarumma, userò Meret, perché Donnarumma sarà il titolare fisso, penso. Poi questa era la porta. In totale per la porta ho speso 29 crediti, 29 fantamilioni, quindi veramente una cazzata. E in difesa ho preso Bonucci a 12, Caldara a 7, Di Lorenzo a 22, ecco, siamo già a 3 giocatori del Napoli in rosa. Ad esempio Di Lorenzo non lo volevo, però ho alzato per farlo prendere a un altro e me l'ha lasciato, quindi va bene. Di Lorenzo un ottimo giocatore che segna, quindi me lo tengo volentieri. Poi ho preso Faraoni a 24, che secondo me sarà una specie di mia scommessa. Faraoni a 24, terzino che segna, che fa anche assist, fa buone partite, quindi ok. Poi abbiamo preso Hakimi a 25, ho preso Kalulu a un fanta milione e poi mi hanno rifilato Koulibaly a 11. Cioè, per farvi capire quanto è sgravo questo fanta, perché tutti quanti volevano andarsi a prendere gli attaccanti forti, quindi mi hanno rifilato Koulibaly a 11. Io me lo tengo Koulibaly, secondo me se rimane a Napoli farà anche bene, quindi mi tengo Koulibaly a 11. E infine ho preso Romero a 1. Poi passiamo ai centrocampisti. Ho preso Baselli a 1, Bentancur a 16, De Ron a 1, Diawara a 3, Brahim Diaz a 1 fantamilione, Kulusevski a 15 fantamilioni, Tonali a 1 perché erano rimasti Tonali e Zielinski a 1, che ho presi. Li ho presi perché in pratica tutti quanti avevano completato il centrocampo e io ero rimasto solo, che mi mandavano due centrocampisti, quindi ho preso Tonali e Zielinski a 1. Cioè, è pazzesco. Vabbè, soprattutto il più grande acquisto, qui se mi permettete, è Kulusevski a 15, che secondo me farà grandi cose Kulusevski quest'anno. Passiamo agli att 6 attaccanti. Ho preso Caprari a 1 perché nessuno lo voleva. Ho preso due scommesse su cui io punterò quest'anno, i due miei pupilli che quest'anno volevo. Uno è un vecchietto di 36 anni, l'altro è un giovane di 22 anni. Il primo è Zlatan Ibrahimovic, che ho preso a 20 fantamilioni, è il mio pupillo anziano, diciamo. L'altro è Victor James Osimhen, che ho preso a 50 fantamilioni, me l'hanno lasciato a solo 50. Cioè, io per Osimhen avrei alzato anche a 100, perché lo voglio vedere nella mia squadra, Osimhen. Poi ho preso Immobile a 86, perché cazzo, che fai, te lo fai scappare Immobile? No. Lozano a 2, me l'hanno lasciato a 2. E infine non rimanevano più, ero rimasto solamente io con un attaccante, mi mancava solo un attaccante, gli altri avevano completato il ruolo, e ho preso Zapata a 1. Quindi, questa è la mia formazione al Fanta. Mi sembra veramente, quest'anno è stata veramente un'asta facile, perché tutti quanti hanno iniziato a sparare cifre assurde per certi giocatori. A me mi sono rimasti i ruoli vuoti, ero l'unico con i ruoli vuoti, quindi ho preso molti giocatori a uno e sono uscite certe perle come Zapata a 1, Zielinski a 1, Tonali a 1, Koulibaly a 11.
Comunque, questo capita quando fate il fantacalcio con troppa poca gente nella Lega, però purtroppo quest'anno non sono, la mia Lega di merda non è riuscita a fare di meglio. Comunque, noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre Forza Napoli. Ci vediamo alla prossima. Scrivetemi qui sotto com'è la vostra cosa del Fanta, ditevi se vi piace la mia, perché a me mi piace, comunque l'attacco è davvero devastante, in difesa comunque non è un granché, però ragazzi il centrocampo compensa. Quindi, noi ci vediamo alla prossima, ciao! Iscrivetevi subito, iscrivetevi, mandatemi immediatamente, è gratuito, dovete anche attivare la campanellina, se no non vi arrivano le notifiche dei miei video, sempre aggiornati sul Calcio Napoli con Marco Azzurro 1906, iscriviti subito!